Benvenuti al punto, la trasmissione di approfondimento politico e amministrativo dell'Assemblea legislativa dell'Umbria. Riprendiamo dopo la pausa eh, delle settimane eh, di emergenza, le prime settimane di emergenza, con eh, l'ingresso nella, nella fase 2, riprendiamo anche il nostro ciclo di trasmissioni dove incontriamo i consiglieri regionali. Allora, siamo non presso lo studio del centro video di Palazzo Cesaroni, ma nell'aula consiliare perché ci permette anche le distanze eh, giuste, insomma, previste per queste trasmissioni. Saluto gli ospiti di questa puntata, ad iniziare da Fabio Paparelli del Partito Democratico, portavoce dell'opposizione buongiorno e benvenuto e benvenuto a valerio mancini della lega che è presidente della seconda commissione consigliare allora buongiorno eh, cominciamo da uh, valerio mancini eh, ricordiamo innanzitutto che questa trasmissione la stiamo registrando oggi è martedì 19 maggio ecco per chi ci ascolta poi nelle eh, varie eh, repliche durante la settimana allora cominciamo subito a, con una lettura della situazione attuale a livello sanitario di questa emergenza coronavirus con l'Umbria insomma che è una tra le regioni come dire, con meno contagi eh, 77 malati 51 si curano presso la propria abitazione attualmente due ricoverati in terapia intensiva 73 decessi eh, nessuno negli ultimi eh, 4 giorni eh, la meta contagi zero prevista per fine maggio, questo in base anche ad alcune proiezioni elaborate dall'Osservatorio nazionale sulla salute nelle regioni italiane, coordinato dal professor Walter Ricciardi. Insomma, abbiamo iniziato con questi numeri, riguardano la giornata di ieri, stiamo registrando e non conosciamo perfettamente quelli di oggi. Comunque ragioniamo su questo, l'Umbria è sicuramente come dire, una delle regioni messe meglio no, da questo punto di vista a livello di contagi, Mancini. Bene, siamo contenti, un merito a tutta la popolazione e al popolo umbro che si è comportato in modo ineccepibile. Tutto questo si è innestato in un quadro sanitario positivo. Ancora una volta ringraziamo tutto il personale del comparto sanitario che insieme anche a quello amministrativo ha saputo. Con responsabilità veramente fronteggiare un'emergenza grave, non a caso pandemia appunto definita, ma di fondo c'è appunto l'educazione e il rispetto che hanno avuto i cittadini umbi delle regole previste sia in ambito regionale e comunale, ma ovviamente anche rispetto a quelle del governo. Quindi, da questo quadro, noi siamo pronti per accogliere ora. I risultati perché eh, si parte da una condizione che agli occhi dell'Italia e del mondo potrebbe diciamo, essere vista in maniera eh, ottimale, anche per quello che riguarda le possibilità che offrirà il turismo nei prossimi mesi, sempre in un quadro difficile. Detto questo, a, in ottica delle riaperture che ci sono state, chiedo ai cittadini umbri da questa trasmissione senso di responsabilità come hanno avuto fino adesso, eh, perché a proprio in questo momento ci giochiamo tutto il lavoro fatto prima. Quindi mascherine, guanti, eh, atteggiamenti diciamo, di prudenza sempre in ogni ambito perché questo ci preserva non solo la nostra salute che ovviamente è un bene primario ma soprattutto preserva il lavoro di tantissimi di noi. Quindi senso di responsabilità ancora di più di quello che abbiamo avuto prima e so che non mancherà. Io ieri sera ho fatto qualche telefonata ai parrucchieri, agli estetisti, a qualche amico che hanno bar, ristoratori, chiaramente con grave difficoltà, però diciamo eh, la popolazione umbra sta dimostrando eh, anche qui senso di responsabilità nello stesso tempo eh, tutte le persone si stanno adeguando a queste prescrizioni e tutte le persone che ho sentito circa una decina hanno avuto riscontro di veramente di un atteggiamento ligio e responsabile con questo quadro bisogna poi arrivare a, a quelle che sono anche alcune prospettive bene l'iniziativa della giunta regionale dell'assessore Coletto che insieme All'equipe medica di questa regione sta sperimentando la plasmoterapia, quindi ne siamo contenti. Tutto questo si innesta in una tradizione dell'ematologia regionale che è tanto dà lustro alla sanità in Italia e, e, e ovviamente anche nel mondo. Su questo aspetto diciamo siamo più che contenti. Bene, eh, questo è il punto di vista, diciamo, il commento sulla situazione eh, de della maggioranza diciamo, no? di Valerio Mancini della Lega. Andiamo da Fabio Paparelli del Partito Democratico, eh, diciamo anche in presentazione portavoce dell'opposizione. Allora facciamo un quadro, Paparelli, di questa prima fase. Ma dal punto di vista dell'emergenza sanitaria io condivido le riflessioni del collega Mancini, nel senso che il comportamento dei nostri concittadini da un lato, ma un sistema sanitario efficiente e consolidato negli anni ci hanno consentito questa buona prova. Questo chiaramente insieme ad alcune caratteristiche della nostra regione che erano caratteristiche negative, quali il fatto di essere marginali alle grandi vie di comunicazione, alle vie di trasporto, eccetera, in questo caso si è rivelato come dire, un elemento con caratteristiche positive. Eh, dentro un quadro in cui sono mancati e ancora continuano a mancare, io per questo sono preoccupato, non per l'oggi, perché la situazione di oggi è sotto gli occhi di tutti, è una situazione buona, ottimale, che spero sia consolidata dal buon comportamento dei cittadini umbri, ma è certo che ancora oggi assistiamo a un po' di confusione nella nostra regione dal punto di vista dell'organizzazione eh, e delle direttive che giungono dai vertici. In primo luogo perché non c'è ancora una netta separazione tra gli ospedali Covid e quelli Covid-free e eh, non ci sono strutture completamente dedicate. Noi sappiamo oggi in relazione a quello che la comunità scientifica ha imparato, ha appreso da questi mesi, che ci sono due eh, situazioni da cui vengono ormai i contagi, sono gli ospedali e eh, i domicili delle proprie abitazioni, laddove ci sono i positivi. Ecco, noi a questi due elementi ad oggi non abbiamo ancora dato risposta e siccome la pandemia non, pare non essere finita, almeno sempre stando... Agli elementi della comunità scientifica, quindi potremmo avere dei ritorni. Io sono preoccupato del fatto che non ci si organizzi per il dopo perché in questo caso siamo stati eh, fortunati, siamo stati bravi perché il nostro sistema sanitario ha reagito molto bene e a tutti va fatto un grande encomio. Ma la mancanza di procedure e di protocolli unitari da un lato, la mancanza di una netta separazione tra strutture Covid e Covid-free. L'individuazione di presidi, laddove fare l'isolamento domiciliare sono quesiti che se non risolviamo oggi domani potrebbero presentarci una situazione che non è positiva come quella che oggi possiamo rappresentare, sulla quale possiamo costruire un pezzo del nostro futuro. Allora, questa diciamo la situazione commentata dai nostri ospiti rispetto a... Alla, alla parte sanitaria diciamo, dell'emergenza. Non so se Mancini vuole aggiungere altro su, questo, su questa parte dell'emergenza, se no passiamo che a quella. possiamo economica. convenire con tra l'altro il collega di commissione Paparelli. Che un appello è: sì, la sanità regionale, ma ci deve essere una condivisione anche con i nostri sindaci che sono stati così puntuali. Nell'aiutare i cittadini anche nel sostegno alimentare che hanno diciamo, distribuito in emergenza e a vigilare su quei comportamenti. Quello che abbiamo visto in un contesto di grande tradizione, che sono i ceri di Gubbio, per l'amor di Dio, è uno delle, degli eventi su cui. Eh, diciamo nulla a questo eh? però il problema è che bisogna evitare queste situazioni quindi responsabilità dei cittadini e anche una responsabile vigilanza da parte di tutti gli organi di controllo non con l'intento di, di repressione ci mancherebbe però questa attenzione ce la dobbiamo a tutti proprio perché salute vuol dire anche posti di lavoro. Allora un minuto così andiamo anche da Paparelli per chiudere diciamo, la parte sanitaria poi chiaramente se i consiglieri lo vorranno potranno entrare nuovamente in questo contesto che, che dice Paparelli? In relazione a quello che dicevo poc'anzi, credo che i fondi e i soldi che la Regione sta a speso, inutilmente sprecandoli, sia per quello che riguarda test rapidi che non sono serviti a nulla, sia per quello che riguarda i fondi che si intende impegnare in un ospedale da campo che sappiamo quale efficienza avrà e quale futuro avrà, perché sotto gli occhi di tutti esperienze passate da questo punto di vista e anche esperienze attuali si possono impiegare meglio per raggiungere questi due obiettivi, cioè realizzare Presidi Covid, io ho fatto una proposta rispetto all'ex... Milizia di Terni adiacente all'ospedale di Terni perché, in quella situazione, ristrutturare un bene di proprietà pubblica anziché diciamo come dire, fare altre spese che noi riteniamo inutili poteva essere può essere un esempio mutuabile in altre parti della nostra regione. Del resto, l'Europa ha messo a disposizione il MES che noi dovremmo utilizzare e utilizzare anche come regione per rafforzare questi presidi sanitari, la nostra rete ospedaliera e fare una netta, operare una netta separazione. Per il futuro, tra quelli che sono i presidi Covid e quelli che sono i presidi Covid-free. Allora, io su questo mi soffermo un attimo con Mancini perché la proposta di Paparelli, che poi è stata diciamo enucleata anche all'interno di quest'Aula, dove stiamo registrando la trasmissione, quella di investire sulle strutture già presenti, strutture sanitarie già presenti a livello regionale, in questo periodo per poi magari ritrovarselo anche successivamente. È una è abbastanza tecnica, però mi baso anche su quello che è successo in altre regioni. L'ultima, Le Marche, mi risulta che sta organizzando, ha organizzato una struttura chiamata. Ma sicuramente. Allora, in pratica, noi siamo arrivati a questa emergenza, se vi ricordate che non avevamo le rianimazioni, non avevamo i respiratori, non avevamo le terapie intensive, quindi abbiamo passato a dieci anni a dire che bisognava ridurre i posti letto, ridurre gli ospedali, ma in un quadro generale, adesso non voglio fare polemica al passato della Regione Umbria, guardo avanti, e allora oggi, siccome questa pandemia ha dimostrato la vulnerabilità del sistema sociale molto connesso nel mondo, quindi la cosiddetta globalizzazione, è chiaro che una riserva, una riserva a tutela della salute pubblica serve, quindi serve in strutture che sicuramente deve tutelare sia la, la fase acuta, ma soprattutto la possibilità di gestire gli eventuali casi positivi. Ci può essere anche un Covid-20 o 21, quindi su questo punto bisogna stare molto attenti. E un'altra cosa che va messo a mano, penso di, di avere la massima condivisione anche dall'assessore Coletto, le residenze sanitarie. Abbiamo visto, non in Umbria, dove sono state diciamo, eccellenti, e le procedure e le misure, però è evidente che in una popolazione che sta invecchiando molto la tutela della, della salute in queste strutture, che è già carente, bisogna incentivarle. Quindi, bene le strutture. Poi, dopo, se siano in una fase emergenziale, bisogna anche pensare che se uno va a guardare a tre settimane fa sembrava che tutta l'Italia dovesse crollare improvvisamente e noi abbiamo ospitato nei nostri ospedali pazienti che sono venuti anche da altre regioni in particolar modo dalla Lombardia quindi ne abbiamo avuti in Alta Valle del Tevere dalla zona bergamasca quindi vuol dire che le strutture servono possono servire anche quelle in emergenza come ospedali da campo allora, chiudiamo questo discorso nuovamente con lei Paparelli e poi passiamo subito all'economia Mancini ah, toccava anche sì. diciamo. Guarda, io credo semplicemente che una buona amministrazione debba valorizzare il patrimonio pubblico. Noi abbiamo ospedali, una rete ospedaliera sulla quale eh, in passato, diciamo, tutte le regioni non hanno fatto grandi investimenti, si è andate a una territorializzazione che è stata positiva, diciamo, della sanità, ma nel contempo non si è investito in maniera sufficiente nelle assunzioni, nel personale, nella formazione e nelle strutture. Oggi abbiamo questa possibilità e questa possibilità la dobbiamo giocare valorizzando il nostro patrimonio perché un patrimonio pubblico, quindi fondi pubblici spesi per il patrimonio pubblico sanitario significa ritrovarselo domani e per sempre per qualsiasi altro tipo di, eh, di attività che possa essere utile. L'ospedale da Campo, me lo lasci dire anche quello che sta accadendo in questi giorni, così come altre cose fatte, sono un inutile spreco di risorse sul quale io auspico che la Giunta ripensi il proprio atteggiamento. Ma allora, su una cosa siete d'accordo, no? mi pare di capire, sui servizi territoriali, sì. quello de del servizio... Se ricorda da questa, io all'ex assessore Paparelli ricordo da quest'Aula le battaglie per l'ospedale, ex ospedale di Città di Castello, che sapete benissimo, un presidio a patrimonio della Regione. E' d'accordo a investire comunque Beh, in questo... Se Diciamo se questo pensiero della, del consigliere Paparelli fosse stato radicato con chi ci ha preceduto, quella struttura oggi di 10.000 metri quadri era un RSA, era un centro territoriale della salute, era un centro Alzheimer, era un centro di servizio di medici di famiglia, era tutte quelle cose che forse riusciremo ora a fare ma che per vent'anni non è stato fatto. Cioè, a me gli auspici del consigliere Paparelli piacciono e sono sicuramente anche basati su un fondamento strutturale, perché conosce il suo territorio e quindi so, do fiducia di quello che parla, però questa strategia si poteva già fare in passato e noi abbiamo dovuto in emergenza Covid smantellare un RSA all'interno dell'ospedale di Città di Castello, tutto questo perché in questi anni, in questi decenni non si è programmato quello che diceva prima il consigliere Papà Allora, avremo occasione comunque nelle prossime trasmissioni di approfondire anche questi investimenti no? sulle strutture già esistenti nel territorio regionale. Guardiamo invece la situazione dal punto di vista economico. Io comincio con Fabio Paparelli perché ha una visione della, diciamo, della, della situazione economica dell'Umbria pre covid, perché poi nella passata amministrazione regionale, Paparelli era tra le altre deleghe anche assessore allo sviluppo economico e quella di oggi. Allora partiamo da lei poi chiaramente andiamo da, da Mancini che conosce bene la situazione perché essendo presidente della seconda commissione insomma cominciano, sono già cominciate le audizioni delle associazioni datoriali, de, 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 dei sindacati eccetera per capire come, come fare. Paparelli comincio da lei però diamo uno sguardo a ieri e a oggi e a domani In Primo luogo questa emergenza sanitaria che si è trasformata, si sta trasformando in un'emergenza economica ma anche di natura sociale ha messo in evidenza i limiti un po' del sistema Italia soprattutto dal punto di vista della burocrazia e però io ritengo che dentro questi limiti che vanno ovviamente superati si stia facendo il possibile lamento il fatto che in Umbria non si stiano utilizzando tutte le energie e tutte le risorse disponibili in una, in una duplice direzione, da un lato le imprese e dall'altro le famiglie, perché se noi non rispondiamo alla crisi economica delle imprese, che in qualche modo è correlata anche a una crisi sociale che si può generare, eh, sicuramente diciamo, come dire, i prodomi esistono, nelle famiglie noi non riusciamo a capire il fenomeno. Le famiglie in piccole imprese soprattutto hanno bisogno di soldi e di liquidità subito. Il governo ha corretto le prime misure che, che ci si è accorti, che si come impelagavano nelle questioni della burocrazia, ci sono cose buone fatte, io attendo che anche l'Umbria faccia qualcosa di buono. Non ci si è resi conto fino in fondo che il, la comunità europea, il Parlamento europeo d'intesa con il Consiglio europeo sul fine di aprile hanno consentito alle regioni la, e agli stati la riprogrammazione di tutte le risorse di fondi comunitari non spesi. Noi abbiamo tra FESR ed FSE dati in commissione abbiamo oltre 200 milioni che potrebbero essere subito immessi sul sistema Umbria per favorire la ripresa. Abbiamo fatto un bando con pochi restart eh, sui quali diciamo, ho delle perplessità rispetto al fatto che le imprese da qui a un anno per avere il fondo perduto possano come dire, assumere persone trovandosi in una crisi così profonda un bando che al massimo potrà dare risposto a 500 imprese. Io invito veramente a riflettere e a immettere sul sistema Umbria tutte le risorse. Tra l'altro le risorse comunitarie non devono essere più cofinanziate dalla regione e quindi si liberano anche risorse di bilancio che vanno in due direzioni, abbiamo fatto due proposte. Una è semplice, liquidità alle imprese significa dare prestiti alle imprese a tasso zero, garantiti al 100%, per un certo numero di anni, la Comunità Europea sta rivedendo il limite dei sei anni, li porterà 10-15 anni, perché restituirli con una rata di preammortamento di 24 mesi in dieci anni significa dare respiro alle nostre imprese e all'altro dare contributo alle famiglie. Cito solo una delle proposte fatte, sì. contributi agli affitti che le famiglie, soprattutto quelle più disagiate, sono costrette, debbono pagare e non ce la fanno. Famiglie e imprese. Allora Mancini, eh, questo è il quadro diciamo, eh, di, di Fabio Paparelli, eh, de, della opposizione in quest'Aula. Eh, Ci cioè, ha cioè riportato anche esperienze insomma, eh, che conosceva no? dalla passata amministrazione a oggi. Oggi lei riceve, mi pare, moltissime lettere di, 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 con eh, grandi eh, problematiche da parte dovute chiaramente all'emergenza Covid, eh, in seconda commissione. Allora, quali prospettive? Io, mi, diciamo un po' il lavoro che stiamo facendo in seconda commissione è quello di cercare di condividere eh, gli obiettivi, gli obiettivi di essere vicino a imprese e, e famiglie. Faccio un passo indietro perché eh, porto l'orologio qualche giorno fa. Noi come commissione, quindi tutti i consiglieri, membri, commissari della, della seconda commissione, 5 rappresentanti Lega, 3 del PD, tra cui... Consigliere Paparelli, abbiamo fatto una bellissima lettera di intenti indirizzata ai 17 parlamentari umbri di ogni ordine grado per cercare, per la questione Expozi che è annosa, l'abbiamo trattata qui per anni, per chiedere un intervento, perché lì c'è una cassa, eh, cassa integrazione che addirittura, essendo l'azienda sotto procedura fallimentare, è stato chiesto un concordato, siamo praticamente al eh, novembre di anno scorso. Quindi, un metodo di condivisione e di impegno. Abbiamo fatto le audizioni e quindi abbiamo coinvolto sia sindacati che imprese. Parlando eh, del tema del terremoto, abbiamo fatto una commissione nel territorio, quindi ascoltando gli imprenditori e chiaramente il tema della ricostruzione. Abbiamo ascoltato i rappresentanti della, eh, della categoria e del settore dell'agriturismo, perché è stato fatto un protocollo che parte da lontano, che è stato anche firmato dalla Prefettura che eh, previene l'abusivismo, quindi vuol dire tutelare chi è regolare e chi rispetta la legge. Nello stesso tempo domani incontreremo i rappresentanti del consorzio RECA, quindi albergatori e ristoratori. Quindi c'è una condivisione degli obiettivi. Eh, quello che dice Paparelli che le risorse non sono sufficienti, è, è vero, non sono sufficienti, ma vorremmo anche eh, rispetto all'emergenza avere eh, dal governo una concretezza. Quindi le sue proposizioni che io condivido... Mi auguro che trovi un'applicazione nella principale fonte di finanziamento, perché a oggi abbiamo annunciato l'ennesimo uh, decreto ma non è stato ancora pubblicato. Quindi io leggo oggi, come cittadino, ancorché come politico, leggo un ministro di che eh, si preoccupa di stabilizzare. 600.000 immigrati, eh, vedo Toninelli che parla di monopattini, però eh, il problema è che eh, si apre il quello dell'Umbria trovo il presidente di Confesercente Federalberg che dice per noi l'Imu e latari sono un problema. Se non si pagano queste, non siamo in grado di pagare queste tasse in gran parte locali, però c'è un'emergenza, come hanno detto anche Anci, a livello nazionale c'è un'emergenza dei bilanci. Delle pubbliche amministrazioni dei comuni, è tutta una catena, cioè purtroppo le risorse messe in campo sono insufficienti. La regione Umbria ha fatto uno sforzo importante perché col fondo Restart sono 18 milioni di euro che non sono di questi tempi spiccioli e quindi, partendo da questi, si può mettere a leva quello che arriva dal governo. A oggi, però, concretamente. Viene richiesto all'imprenditore ulteriori garanzie, cosa che eh, l'Umbria si innesta in una criticità finanziaria che è stata già penalizzata e innestata dal terremoto del 2016, dove anche lì ci sarebbe tanto da dire. Quindi adesso è il momento di cercare di valorizzare ogni euro. Io spero che la mia commissione, parlando di Tisse in gruppo, possa poi avviare un percorso. Confido sui rappresentanti della mia commissione del comune di Terni, della zona della provincia di Terni, di iniziare proprio da Terni. Allora, eh... Parlava di ThyssenKrupp uh, Mancini, eh, Paprelli, lei conosce bene eh, ThyssenKrupp perché anche negli anni passati sono state delle vertenze. È preoccupato per questo annuncio del gruppo tedesco che dice eh, in sostanza eh, o troviamo un partner, eh, o siamo in cerca di un partner oppure di un compratore? La preoccupano? A me preoccupano moltissimo per il futuro della città e per il futuro della nostra regione perché il comparto siderurgico è fondamentale intanto per la manifattura italiana e perché è una parte importante del nostro sistema eh, occupazionale, non solo della città di Terni ma dell'intera dell Umbria e dell'intera regione. Quindi io credo e ritengo opportuno che, come sempre è avvenuto in passato con i diversi governi di destra e di sinistra, ci sia una unità di quella unità che purtroppo non abbiamo rilevato nella gestione di questa emergenza economica e sanitaria, in quanto le minoranze sono state escluse, diciamo, da eh, ogni possibilità di interloquire, di fare proposte e di accogliere. Io spero che almeno su questa vicenda, al di là degli intenti in commissione, poi abbiamo raggiunto sulla Pozzi, su altre questioni, sempre un'unità di intenti, ma io Penso che in questo caso tutta la comunità regionale deve, come è accaduto in passato, stringersi intorno a questa tematica e credo che sia opportuno che al più presto, senza rimpallare tra chi deve convocare chi ci siano i passaggi necessari. Si faccia un tavolo in primo luogo in regione con i sindacati e da lì si lanci l'appello rapido per l'apertura dell'avvertenza regionale in termini eh, nazionali al Ministero dello Sviluppo Economico perché quella è la sua sede naturale, ma dando una dimostrazione di compattezza e di concretezza tra le organizzazioni sindacali che hanno lanciato l'allarme e al quale va la nostra solidarietà come a tutti i lavoratori che loro rappresentano, così come diciamo, dal, dall'altro lato la Regione e le istituzioni devono fare eh, fronte comune. L'Italia deve riconoscere la strategicità adesso con l'emergenza Covid. Abbiamo messo in campo degli strumenti, si parla di, qualcuno ha parlato addirittura di rinazionalizzazione, non è questo ovviamente il tema, ma abbiamo strumenti in più con cui affrontare una situazione e anche l'Europa in questo campo deve fare la sua parte perché continuare a parlare noi di un sistema concorrenziale all'interno dell'Europa quando anche questa emergenza globale ha dimostrato che ormai le competizioni si giocano a livello globale appare del tutto assurdo e riduttivo allora, e se lo ritroverà sicuramente in commissione immagino anche no, questa no, io faccio situazione. una proposta eh, come presidente pronti ad andare a Terni subito quando voi, ne parliamo subito domani al eh, collega Poparelli. ci sono una folta rappresentanza di consiglieri regionali che vengono da quel territorio ma sappiamo benissimo che se in gruppo vale il 20% del PIL regionale quindi è un tema Ampiamente regionale, quindi io sono ben disposto, ne mettiamo ai voti domani. un trasferta subito a Terni, senza nessun problema. Quindi è preoccupato anche lei da questa affermazione? Ma, eh, sono preoccupato. Per me, eh, l'acciaio allora, eh, non è qualcosa che si trova in emergenza da qualche parte, no? in due giorni ce l'hai, quindi è un tema strategico. Per me, cioè, l'idea di ipotesi di. Eh, proprietà pubblica della Thyssen Group è un'ipotesi che in certi momenti può valere, come poteva valere per l'Italia, quindi eh, l'acciaio speciale di Terni è un grande polo occupazionale, ma soprattutto è strategico per via del prodotto, di conseguenza c'è tutto da difenderlo, quindi a massima condivisione. Mi fa piacere che si parli di Europa, quell'Europa che qualcuno dice che bisogna prendere il MES, mentre invece avete visto ieri sera che... Eh, la Francia e la Germania dicono: no, facciamo un prestito normale senza bisogno poi di, di attingere al MES. Quindi, eh, se alcuni paesi sanno difendere meglio di altri le proprie produzioni, come fa la Germania con la Ghisa, io non vedo perché eh, l'Italia non debba far, eh, far valere il suo peso per difendere il nostro acciaio. Allora, eh, volevo dedicare un minuto sia per Paparelli che per Mancini su un'altra diciamo. Un'altra questione che, che vi interessa perché ci siete, siete intervenuti diverse volte c'è stata anche, come diceva ricordava prima Mancini nella seconda commissione, un incontro direttamente nel cuore del cratere, parliamo della ricostruzione della Valnerina. Mancini, quali sono i prossimi passi e soprattutto oh, questo, questa situazione di emergenza sanitaria, quanto oh, ha condizionato questa ripartenza anche dei lavori? Beh, ha condizionato soprattutto perché la nostra è una commissione che ascolta molto, quindi di conseguenza piace il contatto umano, però l'abbiamo diciamo, gestito bene con eh, i mezzi eh, diciamo, della, eh, di internet, di telecomunicazioni eccetera. Importante dire che nel frattempo noi siamo riusciti a provare la legge. Come commissione che ora verrà di nuovo trattata in aula eh, sulla legge del, eh, del sisma del 2009, su quella base di piena condivisione. 2009, ecco, tra... eh, nota del redattore che è qui ci eh, riferiamo al terremoto di Marshalli. Esatto, no, il terremoto di Spina. Parleremo di quello di Narni e Amelia perché ci sono delle criticità anche lì. Parleremo poi nel quadro, eh, chiudo velocemente, del quadro del sisma 2016 perché il commissario Nignini sta facendo delle delibere interessanti che sta un po' all allentando la burocrazia su quello, la legge regionale. Io sono ottimista, eh, e lavoriamo insieme. Veloce. Eh, Paparelli. Ma guarda, eh, soprattutto dopo questa emergenza mh, io ho accolto con molto favore il cambio di passo segnato dal neocommissario neo Legnini, che mi pare stia dando un'impronta diversa e quindi di grande eh, accelerazione. Io penso che dalla ricostruzione della Valnerina e dal sistema dell'eco bonus che il governo ha messo in campo, quindi dell'edilizia delle famiglie, possa venire un pezzo importante della nostra eh, ripresa economica, soprattutto in questa regione. Lasciamoci alle spalle quei i ritardi che ormai sono cronici nella nostra pubblica amministrazione ma sfruttiamo questa occasione tutti insieme per fare dei grossi passi in avanti e per favorire la ripresa soprattutto del settore edilizio a partire da lì nella nostra regione. Bene, come sentite c'è un suono che ci dice che abbiamo finito, ma noi ci prendiamo un altro minuto, ce lo prendiamo, se Michele ce lo permette, per l'ultima domanda che diciamo è un po' politica. No? Paparelli che voto dà nella gestione di questa fase? dell'emergenza al governo nazionale e alla regione. 30 secondi per uno. Io avrei auspicato che ci fosse stata una, una unità di intenti in questo, sia del, uh, all'interno della regione che all'interno diciamo, delle forze politiche a livello nazionale. Abbiamo assistito in questi mesi a un vergognoso rimpallo di responsabilità. Tra se il governo faceva bene o meno bene, se la Regione faceva bene o meno bene. Io sono abituato a dare le pagelle nel consesso in cui mi trovo perché lo conosco bene e credo che quello che ha fatto la Regione fino ad oggi, soprattutto in campo economico, non sia assolutamente sufficiente ad accompagnare una ripresa per i motivi che ho detto. Il primo decreto emanato dal governo lo ritengo non sufficiente, questo secondo decreto lo ritengo un decreto. Da 7 che può diventare da 8, se la burocrazia viene finalmente snellita. Immagino che Mancini, questi, questi numeri io, io uso li le capovolgerà. Io uso le, le parole dell'ex assesso del, assessore Paparelli, nonché consigliere Paparelli, dice se la burocrazia. Quindi abbiamo già visto che per compilare le domande bisogna. Fare un metro cubo di carta, quindi i soldi chiaramente ne sono stati promessi molti. A oggi, non è stato pubblicato il decreto. C'è gente che sta aspettando la cassa integrazione e, gente, benché la Regione Umbra ha esaudito tutte le 24.000 domande, c'è chi ancora deve avere la seconda tranche dei, delle 800 euro del partite IVA. Per quanto riguarda la Regione Umbra, velocemente ha ereditato situazioni debitorie anche nel trasporto pubblico locale. Tra l'altro, in un momento eh, ripeto, di difficoltà, mentre noi stavamo appunto aggiustando i bilanci in un'ottica di, eh, di prospettiva, è scoppiata l'emergenza COVID. Io penso che un momento peggiore per iniziare una nuova programmazione non ci poteva capitare. Allora, Però sicuramente... io quello che le dico, lo spirito che io perseguo, che noi perseguiamo in questa Aula, è quello che stiamo applicando nella nostra commissione, di cui fa parte anche il consigliere Paparelli trovare eh, bisogni oggettivi su quello la massima condivisione fra maggioranza e opposizione e quadro regionale. Parlo anche dei nostri uffici. Bene, non abbiamo purtroppo altro tempo perché avrebbero meritato maggior approfondimento tutti gli argomenti che abbiamo trattato, ma incontreremo nuovamente presto i nostri due ospiti di oggi, magari con altri eh, interlocutori nel corso delle nostre trasmissioni che si chiamano Il Punto. Grazie a Fabio Paparelli, consigliere regionale del Partito Democratico e portavoce dell'opposizione. Grazie a Valerio Mancini, della Lega Grazie e presidente della Seconda Commissione. Grazie a voi per averci seguito. L'appuntamento è la prossima settimana. Arrivederci.